Questa è l'Italia che ci piace, l'Italia dell'altruismo, l'Italia della generosità, l'Italia di chi trasforma la propria sofferenza in dedizione, in progetto per gli altri. Ammirevole è stata quindi l'iniziativa dei coniugi giustiniani di far lievitare la sofferenza per la scomparsa della loro figlia che era stata ospite del nostro reparto di oncoematologia pediatrica e di progettare un luogo dove i bambini, i pazienti possano incontrare i fratelli, possano incontrare i familiari, possano incontrare gli amici, alleviando così il loro tasso di sofferenza. Devo dire che il valore di questa iniziativa, oltre che appunto nel fatto che viene da un privato o da privati che si sono messi a disposizione come progetto e anche come sostegno economico, sta nella concorde volontà di tutti i partner, l'università, l'azienda ospedaliera, la Fondazione Magica Cleme, di trovare una soluzione in tempi rapidi per quello che è una delle esigenze di uno dei nostri reparti più avanzati, più importanti e più qualificati, che fanno il nostro orgoglio, l'orgoglio della sanità del Veneto e che devono ancora, ai quali ancora devono essere assicurate anche per il futuro condizioni logistiche e strutturali all'altezza di questa qualificazione, di questa qualità.